Convegno che si apre con una prova per 3 anni sulla distanza del miglio. Ritirato il numero 4 Zardangal, restano in 7 al via. Una sola variazione di ferratura che riguarda il numero 5 Zio Tom Jet senza ferro. Dallo steccato Zuena, Zlatan OP, Zair Jet, Zio Tom Jet, Zolimides, Mezzeus Torre, Zagor San. Zagor San parte leggermente arretrato. Chiusura delle ali con Zolimides M che assume l'iniziativa nei confronti di Zlatan OP e Zio Tom Jet. 200 in decelerazione in 14,5. Zio Tom Jet va a gravitare ai lati del battistrada. L'intenzione chiara è quella di Minopoli, è quella di dar strada all'avversario e favorito della corsa. Il sorpasso avviene dopo 400 metri in 33. Scoperta al largo Zagor San, seconda pariglia per Zuena, terza per Zeus Tor. 44,2 i 600 iniziali, notevoli 200 davanti alle tribune in 14 secchi, con il leader Zio Tom che passa agli 800 in 59,3. Zagor San sempre a gravitare ai suoi fianchi, Zolimed in seconda pariglia. Si arriva così al completamento del chilometro, percorso in 1,14. Zio Tom saldo leader, Zolimed sempre nella sua scia. Si è buttata allo steccato anche Zuena, che cerca di sfilare all'interno Zagor San. Tre quarti di miglio in 1,29, 1,28,6 esattamente. Ancora una frazione considerevole in 14,5, Zio Tom allunga e si trascina Zolimed. Ingresso in retta d'arrivo, Zio Tom in evidenza, l'errore di Zolimed e così Zuena può raccogliere la seconda moneta. Al terzo Zair Jet che è rimasto invischiato nelle retrovie, nella parte iniziale. Sul mio cronometro 1,57,8 anche a bordo pista, media di 1,13,6. Subito una bella prestazione al rientro di questo interessante Maragia e Nevada Jet che Massimo Finetti e Catello Panico allenano per la CMP Together. Romeo Gallucci è partito con tranquillità, risalito subito al largo sfilando su Zolimed SM e poi in retta d'arrivo ha allungato nettamente. Zolimed getta alle ortiche un probabile secondo posto e così è Zuena per la piazza d'onore a precedere Zair Jet.